novità c'è Vincenzo Perito, che nella scorsa partita per un piccolo problemino ha dovuto lasciarla prima della fine del primo tempo, è venuto qui a vedere la partita dei suoi compagni. Allora si riprende con Real Saeta, che prova subito a cercare lo scatto in profondità con il passaggio qui su Visone, che stoppa il pallone orientato, cross in mezzo, Calabro riesce ad anticipare il difensore ma il tiro è troppo alto, calcio di punizione. Barriera posizionata, tutto pronto, Di Trapani pronto a battere, tiro in rete! Di Trapani riesce a infilare questa palla dove il portiere non può nulla, traversa rete, 1-0 per il Barrio Latino. Coordinazione magnifica qui di Trapani, che sul calcio di punizione riesce a mandare la palla dove appunto non può nulla il portiere. Ora si continua, 10° minuto, 1-0 per il Barrio Latino. La Real Saeta che prova a gestire questo pallone messo giù dalla punta. Allora Amatore ancora, prova il tiro da lontano, palla di un soffio fuori dalla porta, palla che rimane dentro l'area però pericolosa. Allora deve spazzare ma Calabro ancora con il pressing, cross in mezzo, ci prova qui il numero 6 Cimino Daniele. Qui vogliono fare uno schema, giuttare sul pallone che passerà per Visone e tenterà il tiro. La barriera messa bene, controllata dall'arbitro che fischia in questo momento. Pronto Visone per il tiro, ancora prova murato qui dai difensori del Barrio Latino. La palla però ancora viva su Amatore. Qui Visone stoppa, prova a cercare un varco per il tiro. Lascia per Amatore. Qua copre bene la difesa del Barrio Latino. Allora c'è ancora Calabro che stoppa il pallone. Supera Caltabiano, fermato da Mannello Raffaele. Stupendo qui l'intervento spalla a spalla di Mannello Raffaele, che può salire sulla fascia, ma qua incredibile copertura di Cannizzaro, vede lo scatto dall'altra parte, è solo Cimino, stoppa il pallone, prova a mettere in mezzo, alta per Calabro che non raccoglie, Zaccaretti disimpegna, calcio stupendo qui per Real Saeta. Allora sempre Calabro Simone, che riesce a superare Pane Pinto. Tranquillità, e allora palla lunga, però Tataru blocca senza alcun problema. Allora si può ripartire sempre con Mannello Raffaele da dietro, che prova il lancio lungo a cercare un suo compagno. Trova Pane Pinto che mette in mezzo per Di Trapani, di tacco Di Trapani! Appoggia dentro la porta, questo è un gol dell'assist incredibile di Trapani, che da solo supera il portiere e mette in porta con tanta sicurezza. Incredibile l'assist del numero 3 Pane Pinto, 2-0 Barrio Latino. Allora qui Real Saeta deve fare qualcosa in questi ultimi minuti del primo tempo. Qui il pressing però del Barrio Latino, riescono in qualche modo a superare con Calabro Simone che scatta sulla fascia, vede lo spazio per giuttare, ancora Calabro prova a mettere in mezzo, attraversa tutta l'area, c'è Amatore, prova il tiro, Amatore diminuisce le distanze a pochi minuti dalla fine del primo tempo, 2-1. Allora palla è rimessa in gioco per Calabro. Allora Barrio Latino che può rimettere in campo questa palla. Allora Caltabiano stoppa, supera il giocatore, dribbling secco, prova il tiro. Fa conclusione che però va troppo alta. Sto a perdere la voce, Dio porco. Giuttari, aio Maria. Allora battuta subito verso l'esterno, Visone si sposta il pallone, cerca il dribbling, preferisce il passaggio verso Cimino che ha un po' più di spazio per provare il tiro, ma palla che si spegne sul fondo, sulla fascia, qui Di Donna però si oppone e spazza, cercare Pane Pinto che prova a mettere giù,
ma poi disimpegna qui la difesa del Real Saeta, che ha un'occasione qui al limite dell'area con Pacifici che la passa, incredibile, solo Giuttari, si spassa il pallone, Giuttari recupera lo svantaggio, 2-2 qui, e allora tutto da rifare per il Barrio Latino. Caltabiano sul pallone, potrebbe provare a metterla in mezzo, invece no, cerca sull'altra fascia di Donna che è libero, ha lo spazio per il tiro, lo prova in questo momento, poi c'è il colpo di testa, incredibile Gaetani, trova il punto giusto dove il portiere non può arrivare, 3-2, Barrio Latino. La palla ancora per il Barrio Latino, che può gestire questi ultimi minuti di partita, con Pane Pinto che prova il tiro, finito sull'esterno della rete, pericoloso qui, t'ha battuto subito per Amatore Gianluca, che vede lo scatto di Giuttari, incredibile visione, non arriva sul pallone, anticipo qui di Tataru, dal piede, cerca Giuttari, mette giù, controllo che però viene intercettato da Mannello e scatta sulla fascia. Allora è incredibile, supera due giocatori, supera anche il terzo, si accentra, vuole provare il tiro, incredibile, lo fa nuovamente dopo un rimpallo del portiere. Gol qui di Mannello Raffaele, che si fa la cavalcata dalla porta sua fino al gol, 4-2 qui per il Barrio Latino.